Ok, in diretta da Torino diamo la linea a Alex Della Corna. Vai Alex! Ciao Marco! Mister, che cosa ne pensi dei due nuovi acquisti? Ma penso che questi sono due grandi giocatori perché sono andati a cercare in giro per l'Italia e abbiamo visto Cotone e questo viene da Verona. Ha fatto un ottimo campionato. Ha fatto un ottimo campionato e questi è stato il frutto e abbiamo premiati. Questo abbiamo premiati prendendo appunto la Juventus, che è una grande squadra d'Italia, grande tradizione. Quindi sono veramente felice, voglio ringraziare il presidente che ha fatto un ottimo lavoro. Ok, grazie mister. Altre domande per Tommaso, la tua grande occasione alla Juventus, il tuo sogno. Sì, devo dire che fin da piccolo tifavo questa grande squadra. Veniamo da due anni difficili, però penso che quest'anno, questo che deve venire, sia un anno importante per noi. Possiamo tornare in Europa, che conta, anche se sono stato acquistato per 20 milioni di euro, non so perché, non so perché. Però anche perché non ho mai giocato a calcio, quindi... Però, che grazie, grazie. 20 milioni di euro, però non so perché. Molto, molto comunque, sincero. Sono molto contento. Grazie, grazie. Altre domande dallo studio? Io una. Matteo, sarà difficile rimpiangere Buffon. Rimpiazzare Buffon, scusa. Beh, sì, sarà difficile rimpiazzarlo, però sono venuto qua molto propositivo. Ho voglia di far bene. Al Crotone non ho mai giocato, però vabbè, è stato bello. Comunque, stare in panchina, comunque, diciamo che ero l'anima della squadra. Sono contento di questa opportunità e vedrò da portarmi dalla scusi, mia parte. Scusi se la interrompo, ma Crotone, piazza difficile, sappiamo già delle sue rivalità. Sì, vabbè, avevo la mafia. Ma è vecchio, scusate, è stato un momento. No, sappiamo quello che ha passato. Sì, lo so, però dottore, sono stato contento anche di aver giocato a Crotone. I tifosi mi volevano bene. E sono arrivato qua, anche se in prestito con diritto di riscatto, spero di far bene e di conquistarmi anche l'amore dei tifosi. Grazie, grazie mille. Domande? Altre domande? Ah, allora, sempre lei. Mister, le volevo chiedere, cosa punta questa nuova Juventus? Champions League, campionato? Ma i nostri obiettivi sono sui tre fronti, direi. Tre fronti importanti, perché una tradizione del genere, una squadra del genere, è sempre stata molto importante. Quindi chiudi la porta, Mona! Chiudi la porta! Sto facendo conferenza stampa. Quando noi sono tre obiettivi molto importanti, sappiamo che i tifosi si aspettano molto. E adesso se non le dispiace, devo andare a mangiare bene. Mangiare bene. Vorrei interrompere un attimo, sì, mister, sì. Su questo aspetto sono d'accordo con lui, perché mangiare bene, come dice lui, è una cosa molto importante. Io bevo Uliveto, come fa il mio amico Del Piero, il nostro compagno di squadra. Anzi, anche per questo lo volevo ringraziare per quello che ha dato alla società. Un'ultima domanda per l'ultima partita di campionato. La Juventus ha giocato bene, sì. Ha vinto. Ha vinto e anche grandiosamente, grazie alla mia mossa, perché ho messo De Piero. De Piero è sempre stato un grande giocatore, però c'è stato Casic che andava bene sulla fascia, poi lei mi chiedeva perché ho tolto Casic. Ho lasciato dentro De Piero mi è risultato decisivo nell'economia di tutta la partita. Quindi sono veramente felice, adesso salutare, come abbiamo detto, beviamo il vento, beviamo Rocchetta e facciamo plin plin. Quindi siamo a mangiare bene. Grazie ragazzi, ci vediamo. Salve mister. Salve. Mangiare bene.